stata una partita come la pensavamo prima, una squadra forte che cerca di avanzare insieme, superiorità numerica o da una parte o dell'altra, cercando di attaccare da un lato o dell'altro e fare un buon cross in aria, e noi difendere lo più alto possibile quando possibile e quando non è possibile difendersi insieme un po' più bassi e cercare di sfruttare gli spazi che loro possono lasciare dietro. Abbiamo oggi e domani per digerire questa sconfitta e subito dopo pensare alla prossima che è Bologna, che viene da una sconfitta e dobbiamo essere bravi ad affrontare una squadra che comunque è forte. E noi a fare la nostra partita e cercare di ottenere un risultato positivo. Fantastico, un pubblico che dal primo minuto è dato grandissima spinta, dà voglia veramente di vedere il pubblico così. Grazie anche ai ragazzi in campo che stanno dando tutto, che stanno cercando di fare sempre il loro meglio, con l'anima e con l'spirito giusto. Ho preso la palla, sono andato in avanti, stavo cercando chi c'era con me. Ho visto Dani, l'ho aspettato perché certamente ho visto un avversario che era in mezzo e ho detto magari la prende, l'ho portato fino alla fine e poi ho calciato convinto di fare gol. Oggi era bellissimo, era una partita che secondo me potevamo vincerla. C'è stato il picco meraviglioso, i tifosi erano veramente carichi, questo ti dà una voglia in più, ti dà tante cose in più. Alla fine abbiamo avuto un po' di sfortuna, però possiamo riprenderci le prossime partite. Sì, vediamo subito un Bologna che possiamo fare male, ancora tante cose da migliorare, però siamo convinti che sicuramente arriveremo all'obiettivo.